campagna elettorale con un argomento importantissimo, quello dell'autonomia differenziata, e passo subito a presentarvi gli ospiti e il moderatore. Il nostro moderatore è Massimo Levantaci, giornalista ed ex capo redattore della Gazzetta del Mezzogiorno. Poi fra di noi abbiamo la nostra concittadina, parlamentare M5S e componente della Commissione Giustizia, onorevole Carla Giuliano. Subito dopo invece abbiamo un altro carissimo amico, nonché l'onorevole Giorgio Lovecchio, vicepresidente della Commissione Finanze. Altrettanto, con estremo piacere, presento anche il capogruppo della Commissione Difesa, onorevole Marco Pellegrini. E ovviamente ancora con altrettanto estremo piacere il nostro onorevole Mario Furore, parlamentare europeo e coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Adesso arriviamo ai big, quello locale, il nostro avvocato Angelo Masucci, candidato sindaco per la coalizione del centro-sinistra. E possiamo passare finalmente con altrettanto estremo piacere, veramente felice di presentarvi il già presidente della Camera dei Deputati nella 18ª legislatura, onorevole Roberto Fico. Passo la parola. Eccomi qua, mi hanno dato il gelato, quindi io posso. Allora, buonasera a tutti, non mi ripeto, io semplicemente mi tocca, come dire, il compito di, come dire, anticipare un po' quelli che saranno i temi di questa serata. Parliamo di autonomia differenziata, naturalmente uno dei temi più caldi della politica italiana, insieme al premierato, sono le due grandi riforme che il governo Meloni intende portare avanti. L'autonomia differenziata è un tema che ci tocca particolarmente da vicino, perché si dice, ma ci sono degli studi al riguardo, che le regioni del sud saranno penalizzate da questa riforma. L'argomento è ormai incardinato nel dibattito, nei confronti parlamentari, attualmente è alla Camera, dopo essere il disegno di legge già stato approvato al Senato, quindi diciamo che la strada è spedita, dati i numeri anche favorevoli del governo, a vantaggio del governo, che è una riforma avviata verso, come dire, la conclusione, quindi è probabile che questo paese sarà strutturato verso questa forma di autonomia differenziata. Ma il punto che io ritengo, come dire, da comunicatore, da anche rappresentante di una certa, di una certa opinione, no? Raccolgo le impressioni della gente, gli umori, le sensazioni. Ecco, io penso che una battaglia di questo tipo, per chi naturalmente non è d'accordo, debba entrare negli angoli delle strade, come facciamo noi stasera, e debba essere affrontata, debba essere discussa, compresa e capita fino in fondo, perché c'è un'opinione pubblica che ha il diritto di conoscere, di sapere e anche di comportarsi anche poi di conseguenza, perché si tratta di riforme che riguardano nel vivo del nostro quotidiano e che incideranno profondamente nel nostro sistema anche economico. Oltretutto, e chiudo con questa battuta, ma che è anche una mia impressione, come dire, dettata dai numeri, una sorta di autonomia differenziata già esiste nei fatti, e io mi riferisco semplicemente al discorso sanitario, perché c'è una mobilità sanitaria dalle regioni del sud verso quelle del nord che
inevitabilmente comporta dei trasferimenti economici abbastanza rilevanti. Soltanto la Puglia spende ogni anno 150 milioni di euro per, come dire, per far curare i propri residenti in regioni, in altre, in cliniche soprattutto private del nord. Quindi nei fatti c'è già qualcosa del genere in atto. Cosa accadrà dopo con questa riforma a tutto tondo che riguarderà tutti gli altri settori? Ne affronteremo, lo discuteremo questa sera. Io non mi dilungo oltre, passo la parola al primo intervento, l'onorevole Carla Giuliano, che apre i lavori di questa nostra tavola rotonda, di questo nostro incontro. Decida lei se vuol parlare direttamente al microfono o se le passo il gelato. Le passo il gelato, prego. Grazie. Buonasera a tutti. Io parlo seduta anche perché così non copro i tanti ospiti che abbiamo questa sera. Un ringraziamento speciale veramente di cuore, perché sta facendo un tour faticosissimo, al nostro Roberto Fico. Lo voglio fare davvero a nome del movimento, ma a nome di tutta la città. Parliamo di una riforma che noi abbiamo rinominato Spacca Italia, purtroppo, perché tra l'altro, come diceva benissimo il dottor Levantaci, è una riforma che piegherà totalmente l'Italia e da Repubblica una indivisibile trasformerà in l'Italia, se attuata, in tanti piccoli stati regionali. L'impatto certamente maggiore si avrà su alcune materie specifiche, la sanità, già abbiamo visto purtroppo i danni sui diversi sistemi regionali sanitari che ha fatto la riforma del titolo quinto della Costituzione, ma ora con questa ulteriore autonomia differenziata che riguarda la tutela della salute, quindi non solo l'aspetto sanitario ma addirittura la distribuzione, il tariffario per la distribuzione dei farmaci potrà andare in autonomia differenziata, avremo un disastro a livello Italia, non solo delle regioni del sud, che poi sono quelle che scontano maggiore la migrazione sanitaria dal sud verso il nord, ma anche delle stesse regioni del nord, e questo ce l'ha detto l'ultimo rapporto Gimbe, perché le regioni del nord, accentuandosi ancora di più la mobilità al sud, dal sud, non saranno forse in grado con i propri tributi di assicurare le prestazioni sanitarie che ad oggi assicurano ai residenti e ai non residenti, quindi vuol dire davvero l'esplosione del sistema sanitario nazionale. Ci sono tanti altri aspetti che ci preoccupano. Io da componente della Commissione Giustizia, e anche questo ci è stato detto dagli auditi, una preoccupazione molto forte ce l'ho anche per quanto riguarda il contrasto alle mafie e alla corruzione. E perché dico questo? Perché non sono io a dirlo. In ambito sanitario gli appalti sanitari sono quelli che spesso sono quelli più aggrediti dalla criminalità organizzata, perché hanno un giro di soldi molto importante. E allora dare altre competenze, altre materie alle regioni renderà molto più difficile il contrasto che attualmente è nazionale alla corruzione e alla mafia, perché vorrà dire che le nostre procure, la Procura Nazionale Antimafia, dovrà come dire, disarticolare la propria azione e studiare il regionalismo di tutte le varie regioni che chiederanno di accedere all'autonomia differenziata. E poi perché un riflesso indiretto ce l'abbiamo con la scuola. La scuola è una delle altre materie che rientra nell'autonomia differenziata. E la cosa inquietante è innanzitutto che con l'autonomia differenziata ci sono le cosiddette gabbie salariali, cioè gli insegnanti del nord verranno pagati di più di quelli del sud, e quindi ci sarà una fuga, e lo stesso avviene a livello sanitario, una fuga di professionisti al nord. Ma soprattutto questa fuga avrà un, diciamo, un riverbero ancora più negativo sulla dispersione scolastica. Purtroppo al sud è ancora alta, in tutta la Puglia l'ultimo rapporto parla di una dispersione scolastica del 17%, e sappiamo che la scuola è il primo presidio, anzi il secondo dopo la famiglia, al malaffare, all'illegalità. Quindi anche questo di riflesso porterà sicuramente un peggioramento di tutto il tessuto sociale. Se ne va a quel paese, e poi sicuramente di questo ci parlerà anche Mario Furore, il principio di coesione sociale,
che è quel principio che ha, alla cui base sono stati dati i soldi dall'Europa del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È davvero una riforma davvero scellerata, è uno scambio di figurine tra forze politiche della maggioranza. Fratelli d'Italia prenderà il premierato, Forza Italia si appunterà al petto la distruzione della giustizia con la riforma della giustizia e libera tutti, e Lega, dopo 40 anni di Lega Nord, finalmente si appunterà al petto questa autonomia differenziata, che è un, diciamo, è una riscoperta, è una rivendicazione appunto della Lega Nord. È una cosa che ci spaventa come movimento, ci spaventa proprio come cittadini di questo paese, e noi in commissione, tutti noi, anche coloro che non fanno parte della commissione affari costituzionali della Camera che adesso sta discutendo questo provvedimento, ci stiamo opponendo con tutte le nostre forze e abbiamo fatto ore e ore di discussione generale cadute nel vuoto, perché purtroppo il ministro Calderoli, la Lega, il governo e questa maggioranza che lo sostiene vanno dritti verso questo provvedimento che veramente distruggerà il nostro paese. Grazie Giuliano. Adesso darei la parola a Giorgio Lovecchio. Allora, Giorgio Lovecchio, partendo da una riflessione, dalla Cassa per il Mezzogiorno, no? Che si diceva che avrebbe, no, rilanciato le chance del Sud, magari quasi 100 anni dopo, insomma, siamo a discutere oggi di un'Italia che si divide, che si frantuma, che si, come dire, si lascia dietro alcune posizioni. E che fotografia lega un parlamentare ormai di lungo corso, che fotografia riusciamo a ricavare da questa situazione così indecifrabile per un cittadino, per un giovane soprattutto, che oggi, come dire, volesse cercare di capire la realtà a cui stiamo andando incontro? Io mi alzo perché mi hanno detto che da dietro non si vede, quindi scusate le spalle. La domanda è interessante. La fotografia è una fotografia disastrosa che si sta contornando con questa autonomia differenziata. Io una domanda voglio fare a voi. Siete preoccupati dell'autonomia differenziata? Sì! Bene. Nel 2022, quando ogni partito presenta un programma elettorale, siccome siamo abituati a sentire tanto sono tutti uguali, non cambia niente, tanto fanno tutte le stesse cose, questa dimostrazione plastica che i programmi vanno letti, e la Lega nel loro programma aveva che nel suo statuto l'autonomia differenziata. Quindi la riflessione che io faccio con voi è: quando si va a votare, ora Massimo diceva qual è lo scenario che si prevede. Lo scenario è disastroso. Prima Carla ha dato dei numeri, dopo Roberto e gli altri daranno altri numeri, ma io voglio fare una riflessione con voi. Quando si va a votare, non è che dobbiamo votare per spot elettorali, per quello che si sente, per quello che è più bravo a comunicare, ma basta prendere un programma elettorale e capire in che direzione vuole andare quel partito, perché comunque se l'ha scritto vuol dire che ci crede in quello che ha scritto. Quindi la Lega aveva detto che voleva l'autonomia differenziata, la Meloni il premierato, la Forza Italia voleva la distruzione di alcune norme sulla giustizia. Quindi ora andremo il mese prossimo, a giugno, a votare per il Comune, andremo a votare per l'Europa. Leggete i programmi, perché quando adesso noi ci chiedete, noi sono arrivati un sacco di mail sulla mail istituzionale dove ci chiedono che l'autonomia differenziata non viene fatta in nome proprio. Chi li manda? Sono gente del nord che ha votato anche semmai la Lega e si era pentita forse, però noi dobbiamo pensare che nel momento in cui si andrà, loro sicuramente riusciranno a portare avanti questo disegno di legge, perché hanno i numeri per poter governare, hanno i numeri per poter far passare una legge. Noi possiamo fare ostruzionismo quanto vogliamo, ma nella democrazia chi vince ha un voto in più, può dare le sorti di un paese nel bene o nel male. Quindi la responsabilità ricade principalmente su di noi, che dobbiamo fare una
un'azione forte di contrasto a questo, ma anche su tutti coloro che hanno votato e hanno creduto in un centrodestra che aveva detto chiaramente che avrebbe fatto un'autonomia differenziata, che aveva messo in ginocchio il Sud Italia. E io non capisco come si fa un cittadino del Sud a votare Lega. Come fa a votare Lega? Perché tra qui, tra San Severo, la Puglia, hanno votato la Lega. Quindi sono responsabili di questo. E quando ci dicono, no, ma tanto sbagliate a dire che la maggior parte degli introiti di un'azienda andranno al nord e resteranno al nord, dice non è vero, no è vero, perché le maggiori aziende che lavorano in tutta Italia, dove noi andiamo a fare semmai la spesa nel supermercato, hanno le sedi legali in Lombardia, in Veneto, e quindi la maggiore tassazione la pagheranno lì con l'autonomia differenziata. E quindi daremo, noi andremo a fare la spesa, i soldi andranno lì e i soldi rimarranno lì. Però per un discorso normale, la gente dovrebbe sapere che il camion che porta la merce dal nord al sud viene pagato con i soldi nostri, con le tasse molte volte regionali, come è successo con il piano strade che ha fatto la regione, che poi la provincia ha fatto le strade nuove. Tutte le infrastrutture vengono fatte con soldi regionali. E quindi quando uno dice, sì vabbè, ma noi creiamo ricchezza, no, la ricchezza la creiamo tutti quanti insieme. E quindi come si fa a pensare, a dire, no, non cambia nulla? Cambia sicuramente, perché ora loro avevano fretta di chiudere in commissione l'autonomia differenziata e di andare subito al voto, perché dovevano festeggiare i 40 anni della Lega e portarsi una spilletta al petto per dire ce l'abbiamo fatta. Ma non è un discorso di spilletta al petto, qua si parla di, si mette in discussione il sistema Italia. Cioè non è che stiamo mettendo in discussione se dobbiamo dare più soldi a una regione o più a un'altra, qua stiamo mettendo in discussione tutto quello che è stato fatto da 70 anni a questa parte. È una cosa che ci fa uscire fuori di testa, perché il Sud, prima Massimo diceva la Cassa del Mezzogiorno, quando la Cassa del Mezzogiorno è stata istituita era per aiutare il Mezzogiorno a uscire da un problema di infrastrutture che non c'erano, che mancavano alcune cose, e dopo 40 anni di Cassa del Mezzogiorno ancora abbiamo infrastrutture che mancano, treni ad alta velocità, abbiamo avuto ultimamente il treno che andava per Roma, che non era, eravamo isolati dal Tirreno. Eravamo isolati, ora siamo isolati con la rete adriatica, perché stanno facendo giustamente delle manutenzioni. Però per dire, abbiamo dei grandi deficit che dovrebbero essere colmati, e chi pagherà questa roba qui? Chi la trova a pagare? Noi stiamo spingendo per avere un giusto riconoscimento dei livelli essenziali delle prestazioni, perché là si gioca la partita dell'autonomia differenziata. Ma conti fatti, mancano allo Stato 100 miliardi di euro per compensare quel gap che abbiamo tra il sud e il nord. E allora, e chi dovrà decidere questa cifra? Una commissione creata dal ministro Calderoli, composta da 9 persone, a maggioranza di leghista, che potrà decidere di dire, invece di metterne 100 di miliardi, mettiamone 30 e partiamo. Questo significa che arriveranno le briciole qua e non si potrà fare niente. Quindi la riflessione che vi faccio, e poi passo la parola al prossimo, la riflessione che dobbiamo fare è che quando andiamo a votare guardiamo le persone, guardiamo innanzitutto i programmi elettorali, perché da lì è la base di che si parte. Quindi non è che uno vale un altro, no, uno non vale quell'altro, e l'abbiamo visto ultimamente anche col super bonus, gente che ci ha chiesto, ma perché non fate il super, non continuate? Non siamo al governo, non possiamo avere, chi sta all'opposizione non ha tutti questi strumenti. Quindi io quello che mi auguro è che nel prossimo futuro guardate e leggete i programmi elettorali. Grazie. Bene. Grazie. Bene. L'onorevole Marco Pellegrini è già pronto. Io, giusto riallacciandomi a quello che diceva Giorgio Lodecchio prima, vorrei semplicemente così far notare la campagna elettorale della Lega sudista che Salvini portò qualche anno fa al sud, testimonianza di un impegno evidentemente verso le regioni del sud che questa riforma sconfessa del tutto. Non è così, onorevole? Sì, diciamo, sarebbero da fare tante considerazioni, però siccome trattiamo di un argomento che è particolarmente complesso da spiegare,
Io credo che dobbiamo andare per titoli, per essere, diciamo, più comprensibili. No. Non mi vedono? Allora mi alzo. Dicevo, io credo che è opportuno andare per titoli, così per capirci meglio di che cosa stiamo trattando, perché è una materia che è estremamente complessa. Io dico preliminarmente che, a mio giudizio, per la verità, a nostro giudizio, questa legge, questa ipotesi di autonomia è un'autentica schifezza e che determinerà un, diciamo, impoverimento di milioni di italiani, che tantissimi italiani avranno meno servizi di qualità inferiore. Questo è in soldoni il progetto di autonomia differenziata, regionalismo differenziato, chiamatelo come volete. L'ha detto prima inizialmente Carla Giuliano, l'ha definito spacca Italia, noi lo possiamo definire in tanti modi, a me piace dire è una specie di Robin Hood al contrario, perché toglie a chi ha di meno, toglie ai poveri e dà a chi ha di più, a chi è più ricco, cioè trasferisce in sostanza soldi nostri, soldi della collettività, soldi delle tasse, li trasferisce verso le regioni più ricche, che quindi avranno servizi ancora migliori, ancora più di qualità, e noi invece del sud avremo dei servizi ancora peggiori e quindi vivremo peggio in questa Italia. L'applicazione di questo principio è esattamente il contrario di quello che è la base, diciamo, che è alla base della nostra Costituzione, che è una Costituzione solidaristica, cioè che ha immaginato un paese nuovo, un paese diverso in cui ci si aiutasse anche tra diseguali, cioè tra chi è in una posizione e in una condizione socio-economica diversa. Tant'è vero che l'articolo 3 della nostra Costituzione, al secondo comma, recita appunto che la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli di ordine sociale ed economico, in sostanza per assicurare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. Questa proposta di legge, che purtroppo sta andando avanti a gran velocità, ha l'obiettivo esattamente contrario, cioè vogliono arrivare a una situazione in cui i ricchi staranno sempre meglio e i poveri, che a meno, starà sempre peggio. È un obiettivo, come è stato ricordato da chi ha parlato prima di me, storico della Lega Nord, tant'è vero se voi ricordate si chiamavano come gruppo politico Lega Nord per la secessione della Padania, si inventarono anche quella pagliacciata, io la definisco così, ma mi verrebbe a dire, diciamo, parole più forti, però diciamo stiamo su un palco e la definisco solo pagliacciata, del Parlamento della Padania, ve lo ricorderete, si riunivano, mi sembra il fine settimana, Roberto, se non mi ricordo male, facevano sta pagliacciata e la portano avanti da 40 anni. Ora finalmente, purtroppo aggiungo, dal nostro punto di vista, si trovano nella condizione elettorale di tradurre questa follia legislativa in una realtà, perché hanno, come dire, l'appoggio delle altre due componenti della maggioranza, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, perché sostanzialmente si sono divisi le riforme, lo diceva prima Carla Giuliano, Forza Italia ha preso su di sé la riforma della giustizia e quindi sostanzialmente protezione dei colletti bianchi, protezione dei politici che rubano, che si fanno corrompere, e quindi in galera vanno soltanto i disgraziati e gli ultimi, gli extracomunitari. Fratelli d'Italia prende la riforma dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, e la Lega porta avanti questo feticcio dell'autonomia differenziata, che è una specie di secessione, perché questo è il loro obiettivo. Purtroppo, diciamo, in questa fase della vita politica loro hanno i numeri, lo diceva prima Giorgio Lovecchio, loro hanno i numeri per tradurre in legge questa loro proposta, e tra l'altro lo stanno facendo andando velocissimi in Parlamento. Ora è l'esame della Camera e ci hanno imposto, perché sono tutti d'accordo, ci hanno imposto dei tempi di esame di questa proposta di legge velocissimi, sono praticamente dei tempi contingentati, perché l'obiettivo qual è? È quello di presentarsi alle elezioni europee, per la Lega specialmente, appuntando sul petto la medaglietta dell'ottenimento dell'autonomia differenziata. Allora io dico, e lo diceva prima Giorgio, io mi accodo a quello che dice lui, noi cittadini del sud che saremo danneggiati da questa autonomia differenziata, dobbiamo dare un segnale politico chiaro, lo possiamo dare con la nostra matita quando andremo a votare alle europee, dobbiamo punirli nella cabina elettorale, a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, che stanno derubando le risorse dal sud e hanno preso una valanga di voti, aggiungo io purtroppo, nel sud.
Questa è la realtà, dobbiamo mobilitarci, continuare a mobilitarci nelle strade, nelle piazze come stiamo facendo stasera. Non gliela dobbiamo dare vinta, dobbiamo dimostrare che il popolo italiano non vuole questa schiforma. Grazie. Bene, siamo entrati in una, insomma, nel vivo vedo che insomma gli argomenti sono incalzanti e una domanda che però il cittadino penso si ponga, ma l'Europa, no? Ci sembra un po' come il convitato di pietra di fronte a tutto questo, è una riforma così importante, strutturale del sistema economico e sociale italiano, e a Bruxelles di questo in che termini viene affrontata la questione, se viene affrontata nel dettaglio, nei termini in cui si sta sviluppando in Italia la questione dell'autonomia differenziata? Mario Furore, europarlamentare. Grazie, buonasera. Noi in Europa siamo preoccupatissimi per tutto ciò che fa la Meloni, non solo l'autonomia differenziata, quella che toglie il super bonus lasciando a terra intere imprese edilizie, così dall'oggi al domani, che toglie il reddito di cittadinanza, che non vuole approvare il salario minimo. Noi siamo quelli che invece in Europa andiamo da tutt'altra parte, abbiamo approvato una direttiva Case Green, una direttiva sul salario minimo, parliamo di reddito universale, vogliamo dare una concreta svolta in questa Europa. Ma siamo anche preoccupati per l'autonomia differenziata. La Commissione europea in un report poche settimane fa ha espresso davvero tanta preoccupazione, perché guardate, in un'Europa dove noi andiamo a approvare il PNRR, e non scordiamocelo questo, perché a luglio 2020 un grande presidente, il presidente Conte, ha approvato uno strumento unico e raro, non si era mai visto in Europa, una mutualizzazione del debito, uno strumento che andasse a aiutare i paesi, e sappiamo noi quanto abbiamo patito per colpa del coronavirus. E per cosa facciamo con uno strumento del genere che va ad aiutare inoltre il Sud Italia? Noi invece nel Sud Italia vogliamo dare questa zavorra dell'autonomia differenziata creando regioni di serie A e di serie B per un disegno destroso della destra, di Salvini, di Meloni. Sono loro che sono disposti a sacrificare il Sud per i loro sporchi interessi, perché ci vogliono sudditi, vogliono un mezzogiorno arretrato. Questa è la verità, questo è il loro disegno. E oggi la Meloni, che purtroppo, diceva bene Marco Pellegrini prima, da questo Sud ha anche preso i voti, deve assecondare un partitino, perché la Lega è arrivata a essere un partitino dell'8%. E devono accontentare le manie di grandezza di Salvini, che vuole creare regioni di serie A e di serie B. Noi non vogliamo questo, noi siamo quelli che diciamo nessuno deve rimanere indietro, non devono esistere in Italia cittadini di serie A e di serie B. Noi vogliamo creare a tutti, dobbiamo dare a tutti le condizioni ideali di progresso. E quello che abbiamo fatto, ripeto, in Europa con il PNRR, lo stiamo facendo anche in realtà con i fondi della coesione. Io stesso come parlamentare europeo mi sono tantissimo occupato in questa legislatura di informare gli enti locali, le regioni, sulla possibilità dei fondi europei, perché i fondi ci sono, dobbiamo utilizzarli bene. Abbiamo i fondi coesione che si occupano proprio di questo, di aiutarci a raggiungere le regioni che sono più ricche in Europa con le nostre che sono più svantaggiate, ma mettiamo a disposizione tutta una serie di fondi sulla sostenibilità, sul trasporto, per aiutare i nostri territori. Però per farlo, e qui visto che Sansevero è anche un comune al voto, è importante anche il voto delle comunali. Per questo noi sosteniamo Angelo Masucci, la svolta parte dai comuni. Sono i comuni che devono essere la leva per presentare progetti e far ricadere nelle nostre economie qualcosa di positivo, boccate d'ossigeno, anche in termini, diciamo, di fondi europei. Però per farlo abbiamo bisogno di respingere al mittente questa schifosa riforma dell'autonomia differenziata. Dobbiamo fare sentire la nostra voce, come abbiamo già fatto col referendum costituzionale all'epoca con Renzi, che era un altro che aveva un disegno. Hanno tutti il disegno di distruggere la nostra Costituzione. Questo vi fa capire tantissimo, quando quella Costituzione racchiude, lo hanno espresso benissimo i miei colleghi parlamentari, un principio cardine di uguaglianza in cui non possiamo tornare indietro. Quando nacque la Costituzione eravamo lacerati dopo la Seconda Guerra Mondiale, invece quel testo rappresenta ancora oggi la nostra pietra miliare da cui partire e non allontanarci. Non dobbiamo creare cittadini di serie A e di serie B. Grazie Sansevero.
La campagna elettorale adesso è, diciamo, abbiamo aperto la finestra campagna elettorale prima con Mario Ferrore, adesso la parola al candidato sindaco Angelo Masucci. Si vota a giugno. San Severo è uno dei grandi comuni del sud che sarà chiamata al rinnovo del consiglio comunale. La proposta del candidato dei 5 Stelle, dell'arco del centro-sinistra, Angelo Masucci, come si strutturerà? Si partirà anche da un'idea di autonomia differenziata, così, dai comuni? In che modo pensa che si possa differenziare la proposta dei comuni rispetto ad un progetto così, così strano, così indigesto? Prego. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie. Intanto io sono orgoglioso di rappresentare una coalizione, che è una coalizione che è quella che al momento è unita anche contro questo governo e che sta facendo opposizione a livello nazionale a questi gravissimi e pericolosissimi provvedimenti. Quindi, oltre al Movimento 5 Stelle, ringrazio tutte le forze politiche che unite qui a San Severo fanno parte della nostra coalizione, che è quella che a livello nazionale sta cercando di tutelarci e di difenderci rispetto a queste gravissime aggressioni. Dico questo perché noi siamo venuti qui con un tema. Noi siamo venuti qui con un tema importante, siamo venuti qui con un tema che riguarda tutti noi, che riguarda anche la nostra tasca, riguarda anche la nostra socialità, riguarda anche la nostra possibilità di riscatto. San Severo, come tante città del sud, è un malato grave. Noi riteniamo di essere un ottimo staff medico, però qui ci vogliono spuntare le armi. Dico questo perché? Perché questi temi dell'autonomia differenziata e anche della riforma della giustizia sono un pericolo per il nostro territorio, perché non ci darà o cercherà di ostacolare la nostra voglia di riscatto, perché noi abbiamo voglia di dimostrare che siamo un territorio virtuoso, perché abbiamo tante risorse, abbiamo tanta gente che ha fatto la fortuna di tutta l'Italia, non solo qui al sud ma anche al nord, perché noi abbiamo portato sempre le nostre professionalità dappertutto, abbiamo portato la nostra forza lavoro, abbiamo portato la nostra determinazione, e l'Italia ci deve ringraziare tutta, dal sud al nord. E adesso ricambiarci in questo modo è vergognoso. La Lega dovrebbe vergognarsi di presentare una lista a San Severo, si dovrebbe vergognare, perché non siamo merce di scambio per avere un altro gravissimo danno per il nostro territorio. San Severo è l'unica grande realtà della provincia di Foggia, e lo dico con orgoglio, perché quello che si è fatto, e si è fatto bene, bisogna proseguirlo, che non è stata come comune l'unica amministrazione che non ha subito un procedimento di infiltrazione mafiosa, l'unico grande comune che non è stato sciolto per mafia, grazie anche ai magistrati di Foggia e ai magistrati della DDA di Bari, che hanno lavorato tanto e bene, e io voglio lavorare con loro, non voglio lavorare con gente che mi deve dire che non ci può aiutare perché non ha più il personale, perché i magistrati non possono fare più le indagini, perché non si può fare più nulla, perché collegata all'autonomia differenziata c'è uno scambio, adesso diciamolo in maniera tecnica, non è uno scambio politico elettorale, ci mancherebbe altro, ma è uno scambio di voti. C'è chi prende la riforma della giustizia perché deve ancora far pagare alla magistratura il conto del loro capo politico, che secondo loro è stato perseguitato, ma in realtà è stato assolto tante volte, è stato assolto tante volte, la giustizia ha dimostrato che dove doveva assolverlo l'ha assolto, e dove doveva condannarlo lo ha condannato
anche in via definitiva e anche per fatti gravi vicini alle realtà mafiose e collegate alle realtà mafiose. Noi invece in questo territorio ci dobbiamo difendere. Da questo abbiamo bisogno di una giustizia forte, di una giustizia che abbia gli strumenti. Quindi, così come l'autonomia differenziata, anche la riforma della giustizia, così come oggi concepita. Poi, guardate, il tema dell'autonomia differenziata è un tema che viene posto anche in maniera abbastanza sibillina, perché dietro all'autonomia in genere si può nascondere anche qualcosa di buono, perché rendere autonomi, rendere indipendenti è qualcosa che può far pensare a qualcosa di buono. Qui non c'è niente di buono, perché ci vogliono togliere i soldi con questo. Autonomia differenziata significa differenziare le possibilità di chi ha più soldi da chi ne ha di meno, quindi di autonomia non c'è nulla. Quell'autonomia si chiama abbandono a noi stessi, non vi diamo più nulla, vi lasciamo al vostro destino. E quindi anche nel voto comunale, come diceva giustamente Mario Furore, è importante dare un segnale, è importante far capire che non abbiamo l'anello al naso, che andiamo a mettere la croce dove l'amico ci chiede. Ripeto, ribadisco con orgoglio, vi stiamo portando un tema molto importante per il Sud, non vi stiamo chiedendo il voto, vi stiamo facendo capire quello a cui noi teniamo e che è quello a cui tenete anche voi, e quindi dovete stare dalla parte di chi tiene a voi e non dalla parte di chi cerca di affossarci tutti e di affossare il nostro presente e il futuro dei nostri figli. Abbiamo deciso di non fare una campagna elettorale con le salsicce arrosto e con i torcinelli, lo faremo fino alla fine sui temi, noi vi porteremo a farvi capire quello che vogliamo fare, non faremo promesse a nessuno, ma promettiamo a tutti che ci batteremo sempre e solo nel vostro interesse. Grazie. Grazie. Chiudiamo con il presidente Fico, lei sta girando un po' nei territori e per portare avanti un'idea, una sorta di reazione. Ecco, se la battaglia parlamentare a quanto pare è compromessa, ecco, quali sono gli strumenti che il cittadino è ancora in grado di poter esercitare per impedire, per ostacolare, per combattere questa riforma così nociva per il Nord Sud e per le economie locali e anche per i giovani, io direi, perché poi il tema è anche quello, molti giovani continuano ad andarsene da questi territori quando noi vorremmo cercare invece di trattenerli, di anche quello è PIL, il nostro PIL sono loro sostanzialmente. Prego Presidente. Buonasera a tutti, a tutte. Grazie per questa accoglienza, per questa piazza, per questo palco. Io partirei proprio dalla sua riflessione, la tua domanda, la tua riflessione. Io credo che oggi noi ci dobbiamo chiedere tutti quanti quanta voglia ancora abbiamo di indignarci, perché una delle battaglie, una dei momenti più importanti della, possiamo dire, della politica del popolo è quando non si è indifferenti, quando si ha voglia ancora di combattere, di lottare, si ha voglia ancora di crederci. Io capisco benissimo che con tutto quello che è successo in tanti anni, in diversi decenni, forse la voglia di indignarci c'è un po' passata, oppure la voglia di vergognarsi di alcune cose che abbiamo visto fare ai nostri politici a tutti i livelli, dai comuni fino al Parlamento nazionale. Però questa invece è l'arma più potente che noi abbiamo, non essere indifferenti, interessarci della cosa pubblica, comprendere che cosa succede e poter dibattere. E la campagna elettorale, che a volte vengono un po' bypassate come la campagna elettorale, invece è qualcosa di fondamentale. La campagna elettorale è importante, è il momento in cui un paese sta in piazza, dibatte, si interessa, dove esponenti politici possono esporre quello che vogliono fare, i loro programmi, dove possono incontrare sempre cittadini e dire noi vogliamo fare questo.
E allora, se riusciamo a fare delle campagne elettorali trasparenti, chiare, importanti, nei contenuti, lucide, riusciamo a arricchire anche la competenza del paese. E poi come popolo possiamo chiedere conto ai politici se fanno o non fanno quello che hanno promesso in campagna elettorale. E oggi noi abbiamo un provvedimento che è alla Camera, che è quello dell'autonomia differenziata, che è un provvedimento, possiamo dire, scellerato, una vergogna, è quello che ha scritto punto punto un senatore che si chiama Calderoli, che è il senatore che ci ha insegnato a scrivere le leggi elettorali come il Porcellum. Ve lo ricordate il Porcellum? L'ha scritto Calderoli, è il senatore che andava con la camicia verde a prendere l'acqua sacra del Po dicendo che il Nord chissà che paese era, o la Padania che non esiste se l'ha inventata. E allora questa persona ha scritto questo provvedimento, e questo provvedimento dobbiamo comprenderlo insieme molto bene. Mi seguite? Autonomia differenziata significa regionalismo differenziato. Che cos'è il regionalismo differenziato? Una regione da domani potrà fare una cosa e la regione di fianco potrà fare un'altra cosa. Scendiamo nel particolare, facciamo degli esempi, perché così ci capiamo insieme. L'istruzione, la scuola, è una materia che con l'autonomia differenziata può essere richiesta da una regione, dalle regioni, una regione come la Lombardia. Quindi domani viene approvata l'autonomia differenziata e la Lombardia chiede l'istruzione. L'istruzione va alla Lombardia e la norma solo la presidenza della regione Lombardia, la materia dell'istruzione per la Lombardia. Quindi dal giorno dopo la Lombardia potrà scrivere i programmi scolastici regionali e non più nazionali. Il giorno dopo la Lombardia potrà scrivere concorsi diversi rispetto ad altre regioni, la Lombardia che è ricca potrà dare stipendi diversi rispetto alla Liguria o alla Campania, tornando così, come diceva giustamente Carla, alle gabbie salariali. Quindi significa far sì che ci sarà una competizione, non più una cooperazione, enorme tra gli insegnanti d'Italia e tra regione e regione. Ma cosa può portare tutto questo se non una Repubblica che implode e muore sotto i colpi dell'autonomia differenziata? La scuola pubblica è la nostra grande conquista sociale, il diritto allo studio. Noi pensavamo a un paese e a una nazione dove dovunque nascevi avevi lo stesso diritto, perché è questo filosoficamente che ci dice la nostra Repubblica. La nostra Repubblica si fonda sull'antifascismo, sulla lotta partigiana, per tutti avere ovunque lo stesso diritto. Ma attenzione, attenzione, perché da domani ci sarà una fondazione di una nuova Costituzione che non si fonda più sull'antifascismo, che non si fonda più sulla lotta partigiana e sui diritti uguali in ogni luogo d'Italia dove nasci. Si fonderà su un diritto di residenza e di nascita nuovo, attrazione del Nord Italia per alcuni interessi di un piccolo partito e gli interessi sbagliati della Meloni, come vuole rimanere qualche altro anno al governo, e di conseguenza approva, anche se non ci crede, l'autonomia differenziata. Ma poi immaginiamo un'altra cosa, immaginiamo il Parlamento nazionale, vota una legge, una riforma sull'istruzione. La riforma per la prima volta varrebbe per l'Italia ma non per la Lombardia, varrebbe per l'Italia ma non per il Veneto, varrebbe per l'Italia ma non per tutte le regioni che hanno fatto richiesta di quella materia. Quindi che Parlamento sarebbe? Un Parlamento che fa le leggi ma non vale per tutta la nazione? Sarebbe un Parlamento che non è più un Parlamento. Capiamo la trappola che questi stanno creando? E se un Parlamento non è più un Parlamento, come giustamente avete detto voi, significa che questa non è autonomia differenziata, non è regionalismo differenziato, è una secessione mascherata, e come giustamente dice il costituzionalista Viesti, è una secessione dei ricchi contro i più poveri. E noi, e i poveri sono ovunque, a sud, a est, ad ovest, nelle aree periferiche, nei piccoli comuni, attenzione, nelle periferie urbane. Cerchiamo di capire una materia importante come
può essere l'energia. Avete visto durante la guerra russo-ucraina che subito noi abbiamo staccato i contratti con la Russia, abbiamo cercato di rifornirci col gas nel nord Europa, nel nord Africa, quindi la Tunisia, l'Algeria, abbiamo fatto le corse. Questo l'ha programmato uno Stato nazionale. Domani, se la materia dell'energia viene programmata da alcune regioni, come è previsto nell'autonomia differenziata, con quello che sta succedendo noi non avremmo più il polso della situazione completa, perché il Veneto potrebbe decidere della distribuzione, produzione e vendita della propria energia. Ma quale Stato nazionale oggi, dove viaggiamo anche in Europa, che è sovranazionale, e Mario lo sa benissimo, come possiamo programmare energia a livello regionale e non nazionale? È impossibile. L'energia oggi è anche sicurezza nazionale. Se lo programma la Lombardia o la Campania, la sicurezza nazionale va a farsi friggere. La programmazione nazionale sull'energia non potrebbe più essere fatta. Oggi noi parliamo di grandi temi come l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale significa modifica del mondo del lavoro che verrà, perdita dei posti di lavoro, trasformazione del lavoro. E allora come possiamo fare queste grandi riflessioni epocali se queste riflessioni epocali sono affidate alle regioni e quindi a un nuovo provincialismo ignorante e becero che ci vuole proporre la Lega? Non è possibile. Lo Stato deve essere una Repubblica unita, forte, indivisibile, che pensa ai grandi temi per poterli gestire e non subirli, e per poter tutelare tutti i cittadini che abitano i nostri territori. Se vai a provincializzare, a regionalizzare in modo ignorante questi grandi temi, non li riuscirai a gestire, non li riuscirà a gestire la Regione Lombardia, la Campania, la Puglia, e la subiremo tutti in modo sbagliato. Cioè il futuro va gestito, va ottimizzato, non va subito, ed è quello che succederà con l'autonomia. Guardate che è una grande truffa che ci stanno portando avanti. Qui quanti siti culturali, magari piccoli, che hanno bisogno di aiuto ci sono? Tantissimi. Ma domani Pompei stacca i biglietti, gli Uffizi staccano i biglietti, oggi questi biglietti vanno anche a essere spesi per dei piccoli siti, e così non farli chiudere, magari farli crescere. Questo significa distribuzione della ricchezza, significa dare i soldi dove ce n'è bisogno, cercare di far crescere il paese tutto insieme. Domani con l'autonomia differenziata tu hai gli Uffizi che sono della Toscana e Pompei che è della Campania. Pensate che pazzia! La cultura del mondo, l'internalizzazione del mondo che diventa provinciale e regionale. Quei soldi di quei biglietti, rimarrebbero alla Toscana e alla Campania. Non andrebbero magari a un sito piccolo che potrebbe crescere grazie a quei soldi, perché la Campania può decidere di trattenersi tutti i soldi poi di Pompei. E così per i porti, e così per gli aeroporti, e così per i trasporti, per le autostrade. Un'autostrada sta passando dalla Lombardia al Veneto, il Veneto decide di farla andare in un'altra direzione e non è più un'autostrada nazionale. Ma voi vi rendete conto? Oggi le grandi sfide del mondo sono il disinquinamento, l'abbattimento delle polveri sottili. Come lo fai? Come lo fai? L'inquinamento è qualcosa di internazionale. Come fai a ragionare in termini così miopi, piccoli, perché tu hai un'idea malsana antistorica che porti avanti da 30 anni, 40 anni, ancora non eri riuscito a portarla avanti? Oggi, grazie alla prima patriota presidente donna del Consiglio, è la prima in realtà che tradisce la patria facendo l'autonomia differenziata. Quindi oggi voi, quelli di Fratelli d'Italia, li dovete chiamare traditori della patria, e i parlamentari del sud, i consiglieri del sud che votano Lega, che sono della Lega, che sono di Fratelli d'Italia e Forza Italia, sono anche loro traditori della patria, perché sappiamo benissimo che Occhiuto, Bardi non possono dire che raccolgono la sfida dell'autonomia differenziata, perché l'autonomia differenziata è una sfida truccata, e quando la sfida è truccata i presidenti di regione lo sanno, devono tutelare i loro cittadini, perché non sono di una parte, sono di tutti, e sanno che quella truffa non la possono accettare perché farà male a noi popolo che viviamo questi territori, e se lo fanno anche loro sono dei traditori. E allora che cosa si può fare per combattere tutto questo? Bisogna mobilitarsi, bisogna ritornare nelle piazze, bisogna vergognarsi, bisogna indignarsi, anche se la proveranno in Parlamento, proveremo a fare
con le regioni, la riforma, le porteremo alla Corte Costituzionale, se si potrà potremo fare un referendum, ma potremo fare tante cose, ma le dobbiamo fare insieme, in piazza. Queste persone devono vedere la mobilitazione, che è l'unica cosa che li spaventa, da nord a sud, perché questo provvedimento fa male anche al nord. Ed è per questo, io ve lo dico, che i comuni tutti si devono opporre all'autonomia differenziata, così come le regioni e così come al Parlamento europeo. E quindi il voto locale che tra poco avrete e il voto del Parlamento europeo è un voto fondamentale, è un voto assolutamente fondamentale, perché sui territori si fa la buona politica, e la buona politica corrisponde a una buona politica nazionale. Quindi alle prossime elezioni mi raccomando, tutti a votare, e la prima cosa che dovete fare per scegliere è votare tutti coloro che sono contro l'autonomia differenziata in Europa e nel comune. E quindi voteremo qui insieme tutti Angelo Masucci e chiaramente il nostro parlamentare europeo Mario. Forza Puglia, non ci arrendiamo, forza Don Severo. Bene, grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera.